7 maggio 2006. Dopo alcuni giorni di voci e indiscrezioni su presunte gravi irregolarità nel campionato italiano, dalla Procura di Napoli escono fuori nomi e intercettazioni telefoniche. È una vera e propria bomba. È l'inizio di Calciopoli. In poco tempo lo scandalo si allarga, monta sempre di più fino a delineare uno scenario incredibile. Designazioni arbitrali pilotate, incontri decisi a tavolino, squalifiche di giocatori manovrate prima di match decisivi, giornalisti sportivi proni all'arroganza del potere. Una cosa è certa, gli ultimi due campionati della Serie A risultano falsati e i protagonisti principali sembrano essere i dirigenti juventini, la triade, che ora per tutti è diventata la cupola. Non me l'aspettavo succedesse questo caos. Quando è scoppiato la prima volta con questi articoli sui giornali, pensavo fosse l'ennesima bolla di sapone, l'ennesima notizia per distogliere un po' l'attenzione dal fatto che stavamo vincendo. Quindi pensavo cercassero qualcosa per destabilizzare un po' l'ambiente. E invece poi era qualcosa di molto più serio, che man mano che passava il tempo cresceva sempre di più, montava sempre di più, aumentavano le cose. E quindi tutti quanti abbiamo avuto la percezione che non fosse la solita cosa estiva, che poi come nasceva moriva. È calata come una tromba d'aria sulla nostra società. E ricordo Vinovo, dove noi facciamo gli allenamenti, che i giocatori si guardavano sbigottiti uno con l'altro. E quindi incombeva una situazione di assoluta, come posso dire, di lutto. Da parte nostra, come gruppo calciatori, è stata vissuta come un'ingiustizia, perché quello che abbiamo combattuto, sudato in campo, era alla luce del sole per tutti quanti. E l'abbiamo vissuta così, come un momento di disperazione. Nell'ambito di questo c'era anche Pessotto, che ovviamente risentiva in modo forse particolare questo momento. È come quando prendi un cazzotto e non capisci da che parte sia arrivato, cioè te lo capisci perché l'hai preso, ma cerchi di capire cosa ci sia di vero, sei un po' rintronato. In più appunto c'era questo discorso personale del non sapere bene per certo se continuare o meno, insomma tutto si è un po' accavallato, un grande stato di agitazione. E quindi la cosa che più faceva male è che tutto ciò che tu avevi fatto, non so, tu, quando io parlo di me, ma parlo a nome della squadra, come il giocatore, come i giocatori della Juventus, avevamo fatto sul campo, dimenticato, boom, cancellato, annullato, azzerato in maniera totale. Per Pessotto è un colpo durissimo. I valori sportivi in cui aveva sempre creduto, messi in discussione. Le vittorie sul campo al centro di indagini e di accertamenti. Pessotto non ce la fa. È troppo sensibile, è troppo fragile. Scivola allora silenziosamente in una realtà parallela fatta di visioni, premonizioni, presagi, attraverso la soglia di un confuso mondo irreale dove si sente giudicato, inseguito, perseguitato, al centro di un incredibile complotto. La notte arrivavo a casa, andavo a dormire e tentavo di andare a dormire. Il giorno, quando rincominciava, dicevi cazzo, un altro giorno. Una realtà che non esisteva. Mi ricordo solo di questa notte. La città era vuota, completamente. Pensavo che mi stessero spiando, che mi stessero. C'erano tre macchine in città. Ho preso quelle bottigliette che c'erano nei frigoriferi, mi ha dato il resto in euro, in monete, e io non so, avevo come la sensazione che queste monete fossero non impolverate, no? Le sentivo come se fossero state passate e ripassate in qualche sostanza stupefacente. Pensavo, nella mia follia, che volessero incastrarmi, che magari la bottiglietta d'acqua fosse contaminata. L'acqua non l'ho toccata. Mi ero messo in testa che ci sarebbe stata la Guardia di Finanza a prendermi. Ho cominciato a guardarmi in giro, vedevo la gente che mi osservava. Questa macchina che mi continuava a passare vicino
e vedevo queste pseudo figure che rappresentavano mio suocero e mia suocera invecchiati, che mi guardavano e mi dicevano vedrai che fine. Cioè come... E mi continuavano a avvicinare. Gianluca è sempre più prigioniero nel mondo della sua immaginazione, ormai vittima di una grave forma di depressione. Il campionato arriva intanto alla sua ultima giornata. Il 14 maggio, la Juventus, a Bari, in un clima pesantissimo, vince il suo 29esimo scudetto. Lo ricordo, insomma, a livello personale, soprattutto l'ultima partita che noi giocammo a Bari, insomma, dove comunque si festeggiò poi lo scudetto, insomma, un clima un poco surreale, insomma, almeno da parte mia. E non c'era poi quella voglia, quello spirito, insomma, di chi vince comunque uno scudetto. Il clima a Bari era surreale, perché c'era la netta sensazione che dopo il 90esimo, dopo il fischio finale, sarebbe successo qualcosa. A fine partita, in lacrime, Luciano Moggi dice addio al mondo del calcio. Da domani sarò dimissionario da direttore generale della Juventus e da stasera il mondo del calcio non è più il mio mondo. 20 maggio 2006. La FIGC è commissariata. Il presidente Franco Carraro si è dimesso. Al suo posto il commissario straordinario Guido Rossi. Intanto sale la febbre per il Mondiale di Germania. Inizia il conto alla rovescia e la tensione si sposta sulla nazionale, investita in pieno dall'onda d'urto di Calciopoli. La percezione era di grande dispiacere, di grande amarezza, di grande delusione anche, no? Per quello che stava succedendo nel mondo del calcio, che era il nostro mondo, ma all'interno della squadra, ancorché ci fossero alcuni giocatori che erano direttamente interessati, vedi Buffon per esempio, che per il fatto delle scommesse clandestine veniva interrogato alla procura di Parma, vedi Cannavaro perché aveva difeso Moggi e Giraudo, no difeso, aveva parlato bene di due persone con le quali aveva lavorato assieme e veniva contestato a Coverciano, io stesso per il fatto che mio figlio aveva lavorato per un certo periodo insieme al figlio di Moggi. In questo clima, dove tutto il calcio italiano, nazionale compresa, sembra puzzare di marcio, si attendono con ansia gli esiti della giustizia sportiva. La Juventus rischia di essere spazzata via, rischia addirittura la Serie C, ma la società bianconera non ci sta. Vuole gettare subito le basi per un riscatto difficilissimo. Cerca allora gli uomini in grado di ridare serenità all'ambiente e Gianluca Pessotto è senz'altro uno di questi. E il campione buono, esempio di correttezza, di lealtà sportiva, di sacrificio per la squadra, come ha sempre fatto, in silenzio, si carica la squadra sulle spalle. Il 26 maggio 2006, Gianluca Pessotto diventa il nuovo team manager della Juve. Gianluca mi aveva detto alcune cose nel mese di maggio, sempre. Poi ha incominciato a fare il lavoro da team manager e quindi l'ho visto giustamente affaccendato in mille impegni. E quindi nessuno di noi, o io in particolare, non ha più parlato, non ha più detto niente, ma nessuno, io non ho più pensato che ci fossero ancora dei problemi. Mi ricordo che lo chiamai quando aveva firmato, mi sembra che avesse firmato un triennale come team manager, era molto entusiasta, quindi io non potevo mai immaginare che lui dentro di sé potesse pensare anche a cose diverse. Entusiasta all'apparenza, confuso nella realtà. Per Gianluca Pessotto il peso della responsabilità è enorme. La sua crisi personale è troppo grande e profonda per fare fronte a un impegno del genere. Ma nonostante le difficoltà e le paure, Pessotto non molla, come ha sempre fatto. Non si sottrae alle responsabilità, cercando di nascondere più che può il suo disagio dietro una maschera di normalità. Lui ha maturato problemi suoi e problemi di introspezione profonda per, diciamo, un mese e mezzo, altri lo fanno anche meno. E questi disagi assumono un andamento tumultuoso come una valanga. E quindi sicuramente, allora io dico, queste crisi colpiscono persone molto intelligenti.